Buon pomeriggio a tutti. Boa tarde a todos. E vi ringrazio di essere presenti e ringrazio ancora Denise per questa opportunità di poter lavorare insieme e di conoscere due realtà così possono sembrare diverse ma anche che hanno tanti punti in comune, l'Italia e il Brasile. Io agradeço a presenza di vocês e agradeço novamente a Denise. Denise, pela possibilidade de a gente poder se encontrar aqui e aproximar dois mundos tão diferentes ou parecidos como Itália e Brasil. Il progetto che vi voglio presentare è una mostra che abbiamo realizzato alla Triennale di Milano. O projeto Textile Vivant foi feito para uma exposição da Triennale de Milão. Che riguarda quindi percorsi, esperienze e ricerche nel textile, quindi nei tessuti. Ele está relacionado então aos percursos, às experiências e às pesquisas no design têxtil. Qui non si vede bene. Prima di iniziare volevo, non so che cosa sia successo, ma fa niente, in due parole per quelli che purtroppo mi hanno già sentito ieri e oggi, mi presento in maniera molto sintetica. Io sono laureata in design, anche se non c'è scritto, con una tesi che riguardava la creazione di una materioteca, quindi un archivio di materiali. Então, para quem ainda não me conhece, eu me apresento rapidamente. Eu sou formada em design e a minha tese estava relacionada à criação de uma materioteca. Successivamente ho svolto un dottorato di ricerca in ingegneria dei materiali. In seguito ho fatto un dottorato di pesquisa in ingegneria di materiali. Per poter meglio conoscere questa materia, quindi i materiali. Per poter conoscere meglio i materiali. E ora insegno e lavoro al Politecnico di Milano e mi occupo di nanotecnologie e materiali funzionali per il design. E ora ela trabalha e dà aula no Politecnico di Milano. E o assunto dela è esattamente a tecnologia di nuovi materiali. Esatto, e mi occupo del trasferimento alle industrie di queste attività di ricerca. E ela trabalha con la transferência para a industria di tutto il materiale di pesquisa. Quando abbiamo deciso questa mostra si è tenuta nel 2014, due anni fa. Questa esposizione ela aconteceu in 2014, due anni atrás. Abbiamo deciso di fare questa mostra insieme a altri due colleghi, Giovanni Conti e la professoressa Soldati, c'erano all'inizio i nomi. Noi abbiamo fatto questo lavoro con due colleghi, cui i nomi sono Maria Grazia Soldati Maria e Giovanni Grazia Conti. Soldati e Giovanni Conti. Su richiesta della Triennale. A pedido da Triennale. Quello che abbiamo fatto è stato di cercare di unire e di rappresentare quello che era l'innovazione del Made in Italy riguardo al tessuto. Nós tentamos então reunir aquilo que eram as inovações Made in Italy relativas aos materiais. Dei tessuti, aos tessidos, no caso, proprio nei tessuti. E, abbiamo quindi coinvolto un certo numero di aziende, ma anche centri di ricerca e artisti. Então a gente tentou envolver empresas, mas também alguns artistas. Sì, abbiamo preso alcuni artisti che hanno lavorato con i materiali innovativi in maniera creativa. Então nós escolhemos alguns artistas que trabalharam com os materiais de uma maneira criativa. Qui abbiamo le aziende che hanno partecipato. Aqui estão as empresas que participaram. Mentre qui abbiamo i centri di ricerca, perché c'è stata l'innovazione sui filato e il tessuto mostrato direttamente nella mostra. E aqui à direita estão os centros de pesquisa, porque as inovações nos materiais e nos fios foram apresentadas nessa exposição. Molto rapidamente vi presento chi sono queste aziende che lavorano e parlano di Made in Italy. Eu vou dizer rapidamente para vocês quem são essas empresas que trabalham no Made in Italy. E dopodiché vi mostrerò un video dell'inaugurazione della mostra dove si vedono una serie di aspetti di quello che è stato l'allestimento della mostra stessa. E depois eu vou mostrar un video che vai mostrar para vocês un parte che foi a montagem dessa exposição.
La prima azienda, siamo andati in ordine alfabetico, in modo tale da dare pari dignità a tutte. Ah, noi escolhemos a ordem alfabética para apresentar as empresas, para equiparar em importância todas elas. E abbiamo trattato con aziende che si occupano di tessuti, come in questo caso del denim, fino ad aziende che si sono occupate di filo e filato. Nós trabalhamos então desde empresas que trabalhavam diretamente com o denim, com o tecido, mas também com empresas que trabalham com os fios. Ou addirittura con le zip. Ou até mesmo com os zips. Per fare questa mostra. Allora, Candiani ha lavorato, è una delle imprese più importanti in Italia che lavora il denim. Candiani è una delle imprese più importanti in Italia che lavora con denim. E dove basa tutta la sua innovazione sul concetto di sostenibilità. E tutta l'innovazione che ella promuove è basata na sustentabilità. E sul Made in Italy. E no Made in Italy. Quello che hanno fatto e hanno cercato di sviluppare sono stati dei trattamenti per ridurre l'utilizzo di acqua. Eles tentaram então estabelecer alguns tratamentos para o tecido que reduzem o gasto de água, o consumo de água. E anche di prodotti chimici. E di prodotti chimici também. Perché il tessile è uno dei settori dove maggiormente si consuma acqua e dove si consumano tanti prodotti chimici. Perché il settore tessile è aquele onde mais si consome água e non solo, mas também muitos materiais químicos. E quindi le aziende che cercano di fare innovazione tendono a diventare sostenibili riducendo i consumi di acqua e sostanze chimiche. Então as empresas desse setor quando querem inovar, a primeira coisa é pensar na redução da água e das substâncias químicas. Un'altra azienda, ad esempio, che lavora con questo sotto questo aspetto, guardando quindi alla sostenibilità, è l'azienda Canepa. Uma outra empresa que trabalha nesse mesmo sentido, dando valor à sustentabilidade, é a Canepa. Che lavora con tessuti per fare poi cravatte, sciarpe e arredamento, quindi non fanno il prodotto finito, fanno il prodotto intermedio. Então eles trabalham, eles fazem tecidos para gravatas, para lenços, para tapeçaria, ou seja, eles não trabalham com o produto acabado. Sim, exato. E loro hanno trovato questa innovazione che chiamano Save the Water, quindi riduciamo il consumo di acqua. Então, eles criaram essa inovação que chama Save the Water, ou seja, vamos economizar água. Utilizzando un biopolimero. Utilizzando un biopolimero. Che si chiama chitosano. Chamado chitosana. Il chitosano lo troviamo addirittura nelle chele dei granchi. A chitosana ela está presente até nas escamas do caranguejo. E ha anche delle azioni antibatteriche. E apresenta uma ação antibacteriana. E utilizzando questo biopolimero nei loro processi chimici riescono quindi a ridurre il consumo di acqua. Utilizzando então esse polímero na produção, eles conseguem reduzir o consumo de água. E ovviamente anche evitare l'antinfeltrimento, ma diventare anche batteriostatici. E conseguem também que o produto seja bacteriostático, quer dizer, antibacteriano, digamos, e que ele não endureça, que o tecido não fique com aquela aparência de feltro muito densa e sólida. Un'altra azienda che, come potete immaginare, è dainese, che non fa il filo, il filato, il tessuto, ma li utilizza per fare prodotti finiti. Então, a dainese è un'altra impresa, eles não produzem fios, mas eles usam os fios para fazer produtos acabados. È un'azienda molto importante in Italia, non so se è conosciuta anche in Brasile. Ela è molto importante na Itália, non sei se ela é conhecida no Brasil também. Fa la tuta di Valentino Rossi. Ela faz o macacão, por exemplo, do Valentino Rossi. E di altri, ovviamente, piloti. Di altri piloti. Però noi siamo un po' sulla... A gente torce mais para... Esatto, ma non solo fa protezioni per i piloti, ma si occupa di protezione in generale, quindi anche per altri sport, dall'equitazione allo sci. Então, o que eles fazem não é só para um determinado esporte, mas para vários esportes, como para andar a cavalo, para esquiar.
E quindi, come potete vedere, le aziende che abbiamo coinvolto sono differenti dal filo al prodotto finito. Questa azienda, vedremo, ha anche realizzato una tuta spaziale per poi dopo. Então, como vocês podem ver, as empresas que estavam envolvidas, então elas faziam desde o fio até o produto acabado. Vocês vão ver que essa empresa que ela acabou de citar chegou a fazer até um macacão para ser usado no espaço. E un'innovazione che hanno portato in mostra a Milano è stato un airbag per motociclisti. Un'innovazione, per esempio, che eles apresentaram in Milano foi o airbag para motociclistas. E questi tessuti che compongono poi l'airbag, os tecidos que compõem o airbag, sono stati realizzati da un'azienda che era uno degli espositori che poi vi mostro. Foram produzidos por uma outra empresa que também estava entre os expositores. Un'altra azienda è Eurojersey, che fa tessuti elasticizzati. Outra empresa è Eurojersey, che fa tessuti elasticizzati. Esatto, e che si occupa anche dell'innovazione, per loro molto più importante, legata alla stampa sul tessuto. E che a inovação principal deles está ligada, que para eles é muito mais importante, à impressão do tecido. Que a volte può creare delle problematiche, perché magari la stampa non risulta ottimale, quindi i colori possono non essere brillanti. Que é uma questão que pode criar alguns problemas, porque às vezes a impressão pode não ser perfeita ou pode produzir cores que não têm muito brilho, que não são brilhantes. E anche in questo caso molta attenzione viene data agli aspetti sostenibili, cioè sempre al consumo di acqua, all'uso di energia elettrica che la stampa richiede. E também nesse caso muita atenção é dada ao consumo energético, ou seja, a quantidade de água e de energia che è usata. Esatto. Forza Giovane Art era un'azienda un po' particolare. Essa empresa Forza Giovane Arte era abbastanza speciale. Si occupa di in realtà di applicazioni artistiche di tutti quelli che possono essere le passamanerie, non so come si dice. Okay. Ela trabalha con tutti quegli acabamenti che possono enfeitar e embelezar os tecidos, tipo passamanerias e acabamentos desse tipo. Esatto, e utilizza anche questo, in questo caso, delle tecnologie all'avanguardia. E também nesse caso eles usam uma tecnologia que é de vanguarda. E sono tutti comunque aziende che hanno la produzione in Italia. Todas essas empresas produzem dentro da Itália. Poi abbiamo delle imprese un po' più grandi come la Gavazzi Tessuti Tecnici che presenta dei tessuti che ovviamente sono più vicini al mondo del polimero. Então, existem também outras empresas muito grandes, como a Gavazzi, de tecidos técnicos, cujo material usado é muito mais próximo aos polímeros. Porque se ocupa de fibra de vetro, mas de poliéster, de poliamide. Eles usam fibra de vidro, de poliéster, de poliamide. E, quindi, diciamo, é uma azienda più vicina quase ao setor delle costruzioni, não soltanto dell'arredo. Ela está mais próxima quase ao setor da construção do que não ao setor da decoração. Per poi passare ad aziende come la Lurex, che invece penso che conosciate tutti, che fa tessuti metallizzati. Estava lá também a Lurex, né, que eu acho que todo mundo conhece, que produz tecidos metalizados. Quindi con tutti gli effetti possibili. Con todos os efeitos. E anche questa azienda si occupa ovviamente di avere delle tecnologie in casa molto importanti, come ad esempio la metallizzazione sottovuoto. Eles também, eles tentam fazer todos os procedimentos eles mesmos, por exemplo, a metalização feita a vácuo. Infine vi presento anche Next Materials, che è un'azienda che è uno spin-off di un consorzio universitario e questa si occupa di fare innovazione sui tessuti. Essa empresa também è Next Materials, che ela è un spin-off di un consorzio universitario. E ela e questa fa proprio ricerca sui tessuti per le aziende. E o que ela faz são pesquisas de tecidos para empresas. Vado un po' più veloce perché sono tante, volevo mostrarvi il video e avremo un pomeriggio intenso. Radici Group, anche questa è una multinazionale.
Então, ela vai tentar ser o mais rápido possível. Radici Group também é uma empresa internacional. Molto grande, que produz materiale polimérico. Muito grande, ela também produz materiais poliméricos. E quindi noi abbiamo utilizzato i filati che presentavano questa azienda, quindi i filati innovativi di questa azienda. Nós utilizamos os fios e fatores produzidos por essa empresa. Per fare questo allestimento della mostra. RES è un'azienda piccola che ha collaborato con l'Istituto Italiano di Tecnologia. RES è una impresa piccola che collaborò con l'Istituto Italiano di Tecnologia. L'Istituto Italiano di Tecnologia ha sviluppato questo robottino umanoide. Questo istituto creò questo piccolo robot umanoide. E l'azienda RES si è occupata di tutta la parte. Qui in realtà lui, il bambino, è nudo, ma in realtà loro si sono occupati di studiare i tessuti per le mani e per il corpo, cioè per rendere la pelle di questo umanoide. Então, e no caso que eles fizeram foi cuidar dos materiais que iriam revestir as mãos e o corpo desse pequeno robô, como se fosse a pele dele. Exato, para cercare di avvicinarlo il più possibile a quello che può essere un umanoide. E quindi anche loro utilizzano tanta tecnologia e tanti tessuti innovativi per fare nuovi prodotti. Eles também usam tanta tecnologia e tantos produtos inovadores. Slam fa prodotti finiti, è un'azienda che si occupa di prodotti per la vela e per la barca in generale. Slam também faz produtos acabados para velejar e para uso in barca in geral. E le innovazioni delle quali si sono occupati sono principalmente un sistema diciamo per rendere più leggeri i tessuti e impermeabili. E a tecnologia che eles desenvolvem para tornar os tecidos mais impermeáveis e mais leves. Sì, e nello stesso tempo che possano mantenere il calore corporeo. Mas que possam ao mesmo tempo manter a temperatura do corpo. Questo è ovviamente con nuovi materiali e nuove tecnologie. Con nuovos materiais e novas tecnologias. Questa è un'azienda che Zegna Baruffa piuttosto antica in Italia, che produce però lana, filati, cashmere, ecco, cose che forse qui voi non avete bisogno. Uma empresa antiga, mais antiga na Itália, que produz lã, cachemire, coisas que, das quais vocês aqui têm menos necessidade do que nós. Mas nós sim. Mas nós precisamos muito disso. E são muito preciosi, porque, comunque sia, são uma produção muito atenta. E são muito preciosos porque a produção é muito cuidadosa. Come vi dicevo, c'è anche un'azienda che fa Zip, quindi produce Zip, e anche in questo caso ha partecipato a questo allestimento di questa mostra. Então, come eu disse, existe também uma empresa che fa Zips e ela também participou dessa mostra, dessa exposição. E è un'azienda più vicina al settore metalmeccanico perché lavora con le macchine per la realizzazione delle zip, quindi in una parte metallica. Essa è un'impresa mais prossima al settore metallurgico. Ma ha bisogno anche di telai per riuscire a creare poi il tessuto per fare la zip. E di qualche maniera ela precisa da mesma maniera di chassis per poter creare os tecidos. Teares. Qui vi presento velocemente alcune delle immagini della mostra e poi vediamo il video. Essas são algumas imagens da exposição e depois nós vamos ver o vídeo. Qui non si vede molto bene, ma c'è una tuta spaziale che hanno studiato insieme alla NASA. Aqui questa non si è vede la stand, la parte di Dainese. Mas essa è esattamente, esse è un macacão espacial che foi elaborato junto con a NASA pela Dainese. E in questa mostra abbiamo anche studiato per questa attività tutto quello che è il percorso, una classificazione delle fibre, quindi abbiamo realizzato delle mappe sulle fibre. Para essa exposição também nós fizemos um estudo completo sobre as fibras. Fizemos como que um mapa sobre as fibras. Sobre le fibre, sobre la fabbricazione delle fibre. Sobre a fabricação das fibras. E sulla sostenibilità ambientale, quindi sul ciclo di vita dei tessuti. E sobre a sustentabilidade ambiental, ou seja, sobre o ciclo de vida das fibras. Vorrei vedere il video. Conoscono la tre.
Politecnico di Milano. L'interno. L'interior. Nello stesso momento c'era una mostra molto interessante di Lina Bobardi. Al mesmo tempo stava acontecendo una esposizione molto interessante di Lina Bobardi. Questa che si vede è stata un'installazione con le fibre ottiche. Questa installazione fu fatta con fibre ottiche. Di un artista. Quindi l'uso, l'infilato in maniera artistica. Então, esse è l'uso che può essere fatto di un fio in modo artistico. Esposizione di un artista. Essa è una altra installazione di un artista, di altro artista. Anche queste sono opere artistiche. Essas todas são obras artísticas. Invece andiamo sui prodotti proprio delle aziende e sulle, ad esempio questa è la mappa sul ciclo di vita dei prodotti. E sono i prodotti delle imprese e questo è un mappa sul ciclo di vita del prodotto.
erano aziende molto diverse, anche centri di ricerca hanno fatto attività di ricerche su tessuti, filati, è stato piuttosto complesso. Come vocês puderam ver, eram empresas muito diferentes umas das outras e centros de pesquisa que fizeram estudos realmente complexos sobre os tecidos e os fios. E a volte non si vede forse tutta la ricerca che c'era. Na verdade é quasi é impossível ver todo o trabalho de pesquisa que tem por trás disso. Okay. Vi ringrazio. Obrigada.